la discesa in campo di Vittorio Sgarbi? Allora, intanto mi sembra di essere capitato in un altro pianeta, non so come mai sono qua. Quasi tutti i sondaggi dicono che su 100 italiani soltanto 4, 5, 6 hanno fiducia in questo sistema dei partiti. Gli altri 95 dicono basta, non ne possiamo più, questi sono ladri, non li vogliamo più. E allora che cosa succede? Succede che siccome c'è una rivolta dei cittadini italiani contro la cattiva politica che ci ha governato per decenni, allora c'è la gara a travestirsi. I vecchi politici si mettono delle maschere nuove per continuare a fare politica. Sgarbi è uno di questi. Sgarbi è in Parlamento dal 1900, cioè già nel 92 era in Parlamento, per un vecchissimo partito che si chiamava Partito Liberale. E lui è uno della casta, esattamente come tutti gli altri. Oggi cosa fa? Si mette una maschera nuova e dice il partito della rivoluzione, viene qui a fare gli show, va in giro, il caffè bollente, la mafia, non la mafia, la farfalla, il pavone, eccetera. Recite lui, ma lui non è il peggiore, ce ne sono di peggio di lui, Casini e compagnia, che da decenni sono lì a fare i politici e che stanno cercando maschere nuove per continuare a fare la politica vecchia. Saranno spazzati via tutti. Ma non mi sembra che si possa fare un dibattito serio a fronte di persone che non vogliono esserci e ci sono, che non parlano delle cose ma parlano d'altro, che mi attribuiscono delle maschere e offendono con l'aria serena di quelli che dicono cose sagge e vere. Io vorrei che mi dicesse questo signore che conosco e che non dovrebbe essere qua, ma vuole essere qua lo stesso, che dica cosa io non ho, non è che tu sorrida con questo risino, e devi dire che cosa io non ho fatto come politico per avere una maschera. Quali sarebbero i danni che io ho fatto? Tu sai chi ha vincolato il Porto Vecchio di Trieste, chi ha recuperato il Petruzzelli, chi ha recuperato Piazza Armerina? Certo, vuoi tu parlare di io e non tu, capra ignorante, ignorante, signore, e bestia, falsario, questo sei, e vai pure a casa, invece di mentire, io l'ho fatto, io l'ho fatto, di no, parla di cose, no, tu non ce li hai, hai quel sorrisino idiota, tu non ce l'hai. Parla di quello che ho fatto e non di quello che non ho fatto. In mancanza di argomenti. In mancanza della tua faccia di merda. Siamo alla recita. Quello sei tu. Me lo fai. No, nessuna recita. Tu non fai accuse senza sapere nulla. Chiaro o no? Io accuso chi mi pare. Tu accusi, no, tu accusi. Se, la, se ho che ragione, sei come? Se dico la verità. No, non la dici la verità. Tu dici solo delle bugie. Tu dici delle bugie e parli solo di morti. Perché ti servono i morti per far finta di essere vivo. E vai a cagare, questo devi fare. La verità è che Sgarbi è in Parlamento, è stato in Parlamento dal 92 e fa parte della casta, quale casta? Della quale casta politica. Parola che usi tu. E siccome vuol tornare, non devo tornare da nessuna parte. E siccome vuol tornare ad avere uno stipendio senza lavorare, ritorna qua a candidarsi. Ma te ti pagano per quello che non sai fare. Comunque. Te ti pagano per quello che non sai fare. Capra. Quello sei. D'altra parte non è la prima volta che prende lo stipendio senza lavorare, perché sì. Mai preso stipendio. Parli di una cosa che non sai, ignorante. Da ignorante. Professore. Non ha fatto nessuno stipendio, ero senza stipendio. Parli di cosa che non sai. Da professore è stato condannato perché non andava a lavorare. Non è vero, non avevo stipendio. Altra balla che racconti tu e il tuo giornale di merda. Benissimo. Merda come te. Benissimo. Quello sei tu. E qui oggi un pezzo di merda. Benissimo. Mal cagato. Ma sai, quello chi, sei tu. Chi vede merda secca. Scusa, merda secca. Capire la differenza. No, chi urla e chi dice la verità. Di superiorità di Maremma Maiala. Solo balla. Solo balla. Basta. Dove l'hai trovato questo? Ma non lo so. Tu. Ma lo sapete che io sono in collegamento col Gagliolo di Sgarbi, ha detto non me lo fare incazzare. Racconta solo che c'è la pensione. Questo dello stipendio, io ero lo senza so. Stipendio. Vabbè. Ma questo è un cacatore di merda. Allora, cacca merda, non parole. Sì, ok. Ha detto. Io non ho preso lo stipendio come sindaco, non prendevo lo stipendio. Sei stato condannato sì o no? Ha detto lo sei stato condannato sì o no? Mi fa andare da giudice di merda come te. Sei stato merda condannato perché non andavi a lavorare. Ma anche solo sì. Il professore non andava a lavorare. Anche Gesù è stato condannato, sì. Cacatore di merda. Ma non perché non andava a lavorare. No, perché faceva quello che riteneva giusto. Io ho lavorato fino in fondo e tu non sei un cazzo. Tant'è perché che sei una capra. Sei stato condannato e adesso vuoi andare in Parlamento. Ma non voglio andare con i voti. Vogliamo, per avere uno stipendio e non lavorare. Casa, se vogliamo uscire da questo che ti pagano per niente. Di questa base di cagatori. Per pezzo questo, di merda. Allora, scusate un attimo. Stop. Torniamo a bomba.
Il noto giornalista Oscar Giannino annuncia un nuovo soggetto politico liberale. Emilio Fede dà vita a Vogliamo Vivere. Bene, cosa ne pensate? Questi nuovi movimenti rispondono... Volevo dirti una cosa. Dimmi. Grillo è stato condannato perché ha ucciso 3 persone. Quindi quando lui dice stronzate, dica fatti. Ha fatto un incidente stradale. Ha ucciso 3 persone, è stato condannato il suo Grillo. È vero. Non deve fare, allora rompere il cazzo. Ha fatto un incidente stradale. Io invece non ho fatto nulla. Non ho preso stipendio e sono stato condannato da un magistrato con una testa di cazzo come la tua. Pari come la tua. Pari, uguale. Guarda, e quando parli di quello che io ho fatto, documentati. Vede a casa, capisce. Capisce. Con quella camicina rosa da finocchio quale sei? Finocchietta. Portami tua sorella, si direbbe. Il braccialettino. Tua sorella, guarda. Non scendai, mia sorella, Vittorio, non riesci neanche a guardarla, perché l'uccello ce l'hai moscio. Dai, Vittorio, non scendiamo. Guarda che braccialettino che ha, quelle scarpine. Sono delle mie bambine. La camiglina. Posso farle avvocato, dica, prego. Voglio fare una domanda a lei. A me, sì. Puoi anche essere finocchio. No, ma tu sei finocchio particolare. Sei finocchio. Voglio fare una domanda a lei per dimostrare. Ti nascondi perché hai paura di essere finocchio. Il livello di ipocrisia di questa gente. Ma che ipocrisia? Questo Vito, è uno scemo e basta. Fammi parlare, no, no, mica tanto. Guarda come ride. Invece mi piace mica essere tanto. Qui. Pensavo di no. Invece mi sto divertendo. Se beh, perché tu sei saggio. Allora, un po' meno. Toscani ha detto delle cose. Perché Toscani ha detto che non hai attività sessuale. È una pettegola. E che ne sa delle mie abilità? Un uomo. Non lo so. Vede vittorialismo e il contrario. Non so. Se invece ascolti solo i maschietti, perché ti piacciono quelli. Ti piacciono i maschietti, gli orecchini. Senti, Vittorio, niente di male anche contro i maschietti. Sei anche omofobo. Scusa, omofobo. Mi piacciono le chicche. Scusate, velate come la polizia in campo, cosa dovrebbe portare? Nessuna, io non sento nessun campo, i campi li lascio. Vabbè, questa nuovo allora, movimento. Ti spiego, se si può parlare senza uomini superiori che stabiliscono parla, chi sei. Non la parlo, allora, io devo dire che qualunque cosa abbia fatto politicamente la rivendico. E io so quello che ho fatto. Ho fatto la riforma dell'Accademia dei Conservatori, ho fatto i vincoli del porto di Trieste, vincoli che altrimenti portavano l'attuale assessore di Milano a distruggere quel luogo e a fare delle grattacieli. Ho salvato centinaia di edifici, ho rifatto fare la copertura e il restauro della Villa Romana del Casale, ho fatto musei e mostre ovunque. Allora non voglio che uno mi attacchi senza sapere quello che ho fatto, soltanto perché io sarei un vecchio. A parte che diceva Croce, che non ha mai letto, il vero politico onesto è il politico capace. Certo. Quello capace può anche avere 80 anni. E Croce ha fatto politica fino a... L'idea è che devi mandare via no. I vecchi, va bene soltanto per gente come, non come, come d'età, Renzi. Non vecchi no. D'età, vecchi di militanza politica. E che conta? Cioè, ma cosa vuol dire? Uno che sta in Parlamento lì per 20 anni, 30 anni, e che vuol dire? A casa. E che vuol dire? A casa. Vedi la teoria. Allora uno che fa bene, il professore deve andare a casa quando fa bene. Sono tutte stronzate di questi qui che non usano la testa. Cioè parlano perché... E dicono le stesse cose. Montezemolo, lui, Casini, Renzi, tutti a casa. Grillo che ha 65 anni manda a casa i vecchi. Ma dove devi rimandare i vecchi? Se uno è vecchio ed è bravo, va rispettato. Certo. E uno che è vecchio e capace, va rispettato. Ma questi vogliono d'accordo. Dei giovani coglioni come loro. Vogliono dei giovani come lui. Allora io voglio dire che non voglio fare, io potrei anche fare esattamente come Grillo e non tornare in Parlamento, lo sa lui dove voglio andare. La rivoluzione è un concetto più nobile che 5 Stelle, che è la denominazione di un albergo. Se uno ha paura della parola partito è perché si vergogna di qualcosa. Partito e politica sono concetti nobili, umiliati da gente come loro che usa i corrotti per dire che i partiti non vanno bene. E Grillo, ma che cazzo vuoi dire tu? Che ridi soltanto quel sorridino da checca isterica. Cosa sei devi stato. Dire? Scusate, che non sai io, niente. Sei stato io il più grande difensore di Craxi nel Parlamento del 92. E adesso vieni qui a parlarmi di politica. Beh, perché non devo difendere ma che ma culo, troia di merda. Sei il coraggio. La situazione è terminata, io vi lascio di chiudere ancora loro tra capri e cavoli, ci vediamo la prossima volta, grazie, arrivederci.